Da Mosca Demetrio Volcic. La guerra è un mezzo disastro per l'Unione Sovietica. Sullo sfondo le torri del Cremlino, a volte sferzate dal nevischio, immagini gelide come le relazioni tra est e ovest che accompagnavano le corrispondenze di Demetrio Volcic, il volto della RAI da Mosca, la voce che decifrava dichiarazioni e silenzi, sussurri che filtravano dalle stanze di un regime ermeticamente sigillato. Demetrio Volcic ha raccontato la società dell'Europa orientale ibernata nel torpore totalitario, da Praga e da Mosca, l'Europa sulla prima linea della guerra fredda, da Bonn e da Vienna. Gli spasmi e le tragedie dell'Europa imprigionata dal comunismo hanno scandito la carriera di Volcic. Entrato in Rai nel 1956, la rivoluzione ungherese, corrispondente dal 1968, la primavera di Praga, fino al 1993, la stagione della perestroica, dello sbriciolarsi della cortina di ferro, la fine delle speranze, delle illusioni, degli entusiasmi dell'era di Gorbaciov. Fu direttore del TG1 e poi senatore ed eurodeputato del PDS. Volcic era nato a Lubiana, allora Jugoslavia. Suo padre era di origine slovena, sua madre italiana, era cresciuto a Trieste, contrafforte meridionale della cortina di ferro, un mondo che ha raccontato in TV con chiarezza, misura e cultura, precisione e passione. Enzo Alceri, GR1. Il congresso finalmente si apre ad un tema internazionale. Con la sua voce inconfondibile, da Praga, Vienna, da Bonn, per anni aveva spiegato agli italiani gli eventi più importanti della storia europea. Ma per tutti, Demetrio Volcic è sempre stato il nostro corrispondente da Mosca, un testimone diretto, talvolta un protagonista, degli sconvolgimenti che accompagnarono il travaso di poteri da Andropov a Cernienko, l'ascesa di Mikhail Gorbaciov, le speranze, le illusioni suscitate dal padre della perestroica. E poi la caduta del muro di Berlino, il crollo dell'impero sovietico, i primi anni turbolenti dell'era Yeltsin. Demetrio Volcic era nato a Lubiana 90 anni fa, in Rai a 25 anni, corrispondente estero per un quarto di secolo, una breve stagione da direttore del TG1 e poi senatore della Repubblica, europarlamentare. La Russia gli era rimasta nel cuore, tanto che 5 anni fa con entusiasmo accettò di presiedere un concorso a lui intitolato per giornalisti in erba, promosso dalla Scuola Italiana di Mosca. Dopo che per tutta la vita abbiamo fatto quelli che dovevano passare l'esame, adesso far passare l'esame a un altro è molto gradevole. Da Mosca, Marchinnaro, GR1.